Siamo contenti, secondo me oggi mi ha fatto veramente una grande partita, ragazzi. A me è piaciuto molto anche il primo tempo, perché non era facile trovare una squadra che comunque ha fisicità, che comunque si è messa con 11 giocatori sotto la linea della palla, quindi trovare spazi e trovare soluzioni non era facile, però abbiamo fatto con pazienza, secondo me abbiamo fatto anche con qualità, poi magari non abbiamo creato tantissimo, però le partite sono lunghe, le partite durano 95 minuti, siamo stati bravi a non prendere mai delle ripartenze. E poi il secondo tempo, per assurdo, l'espulsione ci ha caricato ancora di più, ma secondo me si vedeva che la squadra aveva voglia di vincere la partita. Dal primo minuto al secondo tempo abbiamo creato subito un paio di situazioni pericolose e poi siamo andati bene. Ero preoccupato, pensavo che fosse. Sapevo che era una partita difficile, però devo fare complimenti veramente ai ragazzi, perché sono. Nell'ultimo periodo, secondo me, sono cresciuti sotto l'aspetto della mentalità, fisicamente stanno bene, corrono 95 minuti, si aiutano. Oggi fare nomi è riduttivo, io credo che la squadra abbia fatto una grande partita. Paradossalmente i ragazzi sembrano essere più a loro agio quando devono alzare l'asticella, sembrano divertirsi di più, come contro l'Avellino a Palermo, in casa contro il Catanzaro, oggi 10 contro 11. È sinonimo di una mentalità vincente che sta costruendo la squadra? Penso di sì. Oggi la squadra voleva vincere, l'ha fatto con intelligenza, l'ha fatto con pazienza e alla fine, nonostante l'inferiorità numerica per la seconda partita consecutiva, ha dimostrato questa mentalità. È importante, forse la cosa più importante che dobbiamo custodire, perché avere questa mentalità, dove c'è spirito di sacrificio, dove c'è spirito di squadra, credo che possa permetterci poi di fare prestazioni come questa e di conseguenza di fare punti. Noi siamo abituati a giocare con quattro difensori e tre centrocampisti, un tre quarti e due punte. Il nostro tre quarti, che è Ruben, ha la libertà di andare un po' dove gli pare, ogni tanto ha dei compiti anche difensivi, però secondo me era giusto lasciare, come abbiamo fatto a Palermo, era giusto lasciare la squadra in quel modo, perché non, perlomeno all'inizio volevo capire se non c'era sofferenza, se c'era la possibilità di andare avanti in quel modo e non volevo togliere Ruben, per cui gli ho chiesto di fare la mezzala. Lui può fare tutto, può fare la mezzala, può fare il tre quarti, secondo me può fare bene la seconda punta e all'occorrenza probabilmente potrebbe fare anche il play, però l'ha fatto con sacrificio, non voleva togliere, non voleva uscire, non vuole mai uscire, si arrabbia quando lo levo, però poi alla fine sul 2-0 pensavo che avesse fatto più del suo compito e ho voluto mettere un altro. E lo sanno i ragazzi, lo sanno che non, anche chi sta fuori non sta fuori per demerito, ma sta fuori per delle scelte, lo devono accettare e credo che piano piano lo stiano accettando. Questa è la nostra forza. E di Antenucci abbiamo detto tanto, in questo momento è il leader. La settimana scorsa ho detto che è un esempio, in questo momento è il leader. Ad un certo punto mi ha fatto una ripartenza dove Ricci è arrivato dall'altra parte del campo e lui si è messo a fare il terzino. E quando hai giocatori con questa mentalità, con questa disponibilità, per un allenatore diventa molto, molto più semplice gestire poi il gruppo, perché se quello che è il giocatore che ha più curriculum fa queste cose, diventa un esempio per tutti. Ripeto, le partite hanno tante partite all'interno della partita stessa. Il Potenza è stato molto compatto nel primo tempo. Io ho deciso di far entrare Khedira perché sapevo che probabilmente col passare dei minuti si potessero aprire un pochino più di spazi e lui ha la sua caratteristica, è quella di attaccarli, di andare in velocità a dare fastidio. L'ha fatto bene, è un ragazzo che come tanti meriterebbe di giocare ed è entrato con la voglia giusta, ma non ho dubbi sotto questo aspetto, quindi anche a lui gli vanno fatti complimenti, perché è un momento in cui stava giocando meno, però quando entra si fa sempre trovare pronto e dà sempre il suo contributo. No, noi dobbiamo mantenere equilibrio, non posso non nascondere
che sono contento del percorso in generale e secondo me della crescita della squadra, che la squadra ha avuto nell'ultimo periodo, che sono contento, però il mio è un mestieraccio e basta poco perché le cose girino, il vento giri da un'altra parte, per cui i voti li date voi, io faccio complimenti ai ragazzi perché anche se ultimamente sembra un pochino più semplice, ma di semplice non c'è mai nulla, quindi spero ancora di più, quello che vi dico sempre, che il risultato delle nostre prestazioni sia frutto del lavoro, dell'applicazione dei ragazzi, e se così fosse vuol dire che abbiamo imbucato la strada giusta. Poi è talmente tanto lungo il campionato che i voti speriamo ci sia la possibilità di darli alti alla fine. Non lo so, noi abbiamo davanti la nostra strada, guardiamo solo quella, ci è capitato di affrontare tutte le squadre ormai del girone, per un girone intero a volte si sono alternate, in questo momento ci sono Monopoli e Avellino che sembrano quelle che stanno dando più continuità, io continuo a non guardare la classifica e continuo a non guardare l'avversario di turno, noi dobbiamo preparare ogni partita al meglio e cercare di fare più punti possibili, poi quello che io spero che la gente che viene a vederci e che ci segue apprezzi è l'impegno, la voglia di dare il massimo, quello che loro chiamano sudare la maglietta, io credo che i ragazzi lo stiano facendo dal primo giorno. Ma onestamente so che il direttore è molto attento a tutto, noi abbiamo, tu lo sai molto meglio di me, a volte nelle squadre ci sono degli equilibri, ci sono dei fattori che ogni tanto si devono cambiare, ogni tanto è bene non toccare, per cui con molta calma faremo le valutazioni, tanto il mercato dura un mese, io avrei dispiacere molto se qualcuno non fosse contento, se qualcuno chiedesse di andare via, perché quello che abbiamo creato fino ad oggi va condiviso tra tutti, però il calcio è anche questo, quindi con calma ci siederemo e ragioneremo col direttore e con la società. Faccio tanti auguri di Buon Natale a tutti i tifosi del Bari, che sia un Natale felice, sereno, spero, mi auguro con tanta salute, poi noi siamo riusciti a regalare qualche gioia che speriamo di continuare a dare.